Ballard e i nipotini approdano sulla nuova isola, arrivando nei pressi del lago Crema. Il lago ha la forma di un pesce, dove li aspetta un nuovo misterioso abitante. Scusi, questo è il lago Crema? Esatto! Benvenuti sull'isola della scorrevolezza e fluidità da parte del mio popolo! E voi chi siete? Ti darò qualche indizio. Molti purtroppo ci demonizzano non conoscendoci bene. Siamo un'importante fonte di energia. Per questo, se ci assumi in eccesso, senza fare sufficiente movimento per bruciarci, ti faremo aumentare di peso. Ma abbiamo tante altre funzioni buone e te ne voglio raccontare almeno quattro. Siamo importantissimi per la tua salute, nelle giuste dosi, perché aiutiamo il tuo corpo ad assimilare molte vitamine e a proteggerti dal freddo. Rendiamo la tua pelle morbida, flessibile ed elastica, quindi siamo ottimi alleati se da grande non vuoi le rughe. Proteggiamo le articolazioni dai traumi, aiutando gli organi a rimanere nella loro posizione fisiologica. Pensa se il cuore o il cervello si spostassero. Aiuto, aiuto! Contribuiamo a formare le membrane delle nostre cellule, che sono un po' come le mura delle nostre case. Vediamo, riesci ad indovinare ora? Ci sono! Il popolo dei grassi! Esatto! Grazie per averci raccontato così tante cose interessanti sui grassi. Ci dispiace non poterci fermare di più a parlare con te. Ma abbiamo un tesoro da scoprire e dobbiamo metterci a cercare l'indizio! Vero, zio? Certo che sì! Abbiamo viaggiato tanto per arrivare fino a qui. Direi di sederci e fare un bel picnic in riva al lago. Ma zio, non abbiamo tempo. Non sappiamo nemmeno da dove iniziare a cercare l'indizio. Sembra che Ballard sappia qualcosa che i nipotini non sanno. C'è sempre tempo per un picnic. Anche perché altrimenti non avrete abbastanza energie per continuare la caccia al tesoro. È ora di pranzo. In fondo, per risolvere i problemi, a volte basta solo fermarsi e cambiare modo di vedere le stesse cose. Ballard e i nipotini hanno apparecchiato per il picnic su una collinetta vicino al lago Crema e stanno consumando il loro pranzo. Matthew ha già finito di mangiare. Sono sazio. Ora sì che posso mettermi alla ricerca dell'indizio. L'ho trovato! L'hai visto anche tu, ora? Guardate il lago Crema! Ha la forma di un pesce! Lo zio era tranquillo perché aveva già capito tutto! In effetti è così. Ma ora che avete notato la forma del lago, avete capito dove cercare l'indizio? Concentriamoci, ragazzi! Avviciniamoci! Magari vi verrà in mente. Ballard e i nipotini fanno il giro lungo la costa del lago alla ricerca di qualcosa di strano, dell'indizio. Mentre Panola sta esaminando il terreno a testa bassa, non si accorge della quercia proprio davanti a lei, andandoci a sbattere. Ehi! Ragazzi, venite qui! Avete notato? C'è solo quest'albero in tutta la zona! Ed è proprio in corrispondenza della testa del pesce! Forse è proprio qui che dobbiamo cercare l'indizio. Ho trovato qualcosa! Un'altra mappa! E raffigura una delle isole dell'arcipelago. Sulla mappa sono segnate diverse cale marine. Cala Liscia, Cala Bianca, Cala Felicità, Cala Giovinezza e Cala Trote. Avete già trovato l'errore illuminante? Le trote sono un pesce d'acqua dolce. Strano chiamare così una cala marina. Hai proprio ragione, Lunetta. Ma su quale delle isole dell'arcipelago si trova? Riuscite a capirlo confrontando la mappa dell'isola con quella che abbiamo già? È questa l'isola della costruzione! Bravissimo! Ora abbiamo la prossima destinazione. Rimettiamoci in viaggio. Hai notato, zio? Usando le lettere del greco antico, la pronuncia italiana Ligo Crema si scrive Ligo Crema. E oggi in greco vuol dire poca panna.
È vero. Se non si vuole ingrassare, non bisogna mai esagerare con la panna. Li avete sentiti? Stavano parlando di panna o qualcosa del genere. Panna? Panna, lago crema. Forse si sono confusi. In fondo, panna e crema sono la stessa cosa, no? Quindi l'indizio si trova nel lago. Veloci, tuffatevi e cercatelo!